Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Allora, stamattina inizio il vlog molto 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 presto perché sono le 5 meno 5 di mattina. Come annunciato, oggi parto e la direzione, rullo di tamburi, è la Sicilia. Per chi non lo sapesse, penso quasi nessuno, a meno che non mi seguiate su Instagram già prima che iniziassi a fare video su YouTube. Tutti i tuoi miei genitori sono di origine, non di origine, sono siciliani, sono nati e cresciuti lì e quindi sì, io ho origini siciliane e lì ho tutti, praticamente tutti i miei parenti e anche molti dei miei amici, e quindi quest'anno ho deciso di scendere giù in Sicilia per una settimana. Sono da sola, quindi arriverò a destinazione da sola, tra l'altro è in un paesino che tipo è a 2 ore di macchina da Palermo, quindi poi da lì dovrò prendere il treno. Da Palermo dovrò prendere prima la navetta per arrivare in stazione, poi dalla stazione prendere il treno che arrivi a destinazione, che poi non è nemmeno destinazione ma è un paese vicino, e poi mi devono venire a prendere da lì perché non ci sono collegamenti. E sono un po' così perché ho sempre un po' di ansia quando devo prendere l'aereo, soprattutto se devo prenderlo da sola, perché non l'ho mai preso da sola, ho sempre avuto un po' una guida. Però speriamo, dai, sono un po' in ansia. Adesso mi finisco di preparare e poi partiamo, anche perché alle 6.35 al volo sono le 5.05, le 5 ormai, e il gate chiude alle 6.05, quindi teoricamente dovrei avere tempo. Scusate la qualità, registro col telefono perché inizialmente non mi sentivo sicura a portarmi la videocamera in giro nello zaino, perché ho valigia in cui ho messo la fotocamera e poi ho lo zaino, e quindi sì, per oggi all'inizio, soprattutto perché magari poi quando arriverò lì continuerò con la macchina fotografica, per adesso la qualità è così. Mio padre ha già portato giù la valigia, adesso io finisco di chiudere qua lo zaino. Allora ragazzi, rieccomi qui, riesco finalmente a parlarvi perché sono in macchina, mi è venuto a prendere un mio amico carissimo. Sono scesa dai 2 treni che dovevo prendere, adesso mi accompagna a casa. E basta ragazzi, vi giuro, sono stanchissima, però è andata meglio del previsto perché pensavo di metterci molto di più. Allora ragazzi, eccomi qua, sono ormai le 2, io ho già mangiato ormai da un pezzo, ho anche sistemato le mie cosine, come vedete sono a casa della mia nonnina, e tra un po' arriverà anche il mio cugino, che è un anno più piccolo di me, staremo qui tutti e due a fare i rifugiati a casa di mia nonna per una settimana. E però almeno così ci annoiamo anche di meno perché ci teniamo compagnia a vicenda. Il viaggio è andato tutto bene, ero molto spaventata quando sono andata all'aeroporto perché aveva iniziato a piovere e onestamente non mi faceva molto piacere partire con la pioggia. In realtà devo dire che è stato molto molto piacevole il viaggio. Tra l'altro c'era anche un arcobaleno bellissimo a un certo punto, quindi è andato tutto per il verso giusto. E mi sono anche stupita dei treni, perché pensavo che dovessi prenderne molti di più, in realtà ne ho presi 2, ovvero uno per andare da Palermo, dall'aeroporto di Palermo alla stazione, e l'altro dalla stazione centrale di Palermo al paesino dove poi mi è venuto a prendere Francesco. E quindi sì, adesso mi riposo perché sono veramente stanchissima, stanotte ho dormito tipo 2 ore e mezza, 3, quindi mi metto qui un po' sul letto, mi riposo un po' e verso le 4 dovrebbe arrivare anche mio cugino. Ma soprattutto non vedo l'ora di mangiare un arancino, vi giuro che è 2 anni che non mangio un arancino come si deve, quindi lo bramo tantissimo. E anche assolutamente la granita con la brioche e dei piccoli gelatini che ci sono qui che amo, quindi dopo più tardi mi sa che farò una tappa magari in gelateria, in pasticceria, non lo so, però ho bisogno di mangiare qualcosa di tipico siciliano perché è da troppo. Allora ragazzi, rieccomi qua dalla macchinetta finalmente. Alla fine si sono fatte le 7:30, io mi sono riposata fino alle 4, poi è arrivato mio cugino.
siamo venuti a salutare dei nostri parenti e adesso abbiamo ordinato la pizza, per le 8 e un quarto dovrebbe arrivare. E poi stasera uscirò a fare tutti i miei saluti ai miei amicetti e ai miei amichetti vari. E io direi che posso anche iniziare a montare questo vlog, così sono a posto. E devo anche capire che cosa mettermi stasera, perché qui fa abbastanza freddino, cioè ci sono tipo 18 gradi, infatti io sono con la felpa anche se siamo a giugno. E sono un po' spaventata da questa cosa perché mi sono portata tipo due felpe e poi tutte le altre cose abbastanza estive, corte. Sì, e però vabbè, in qualche modo farò. Tra l'altro sono stata bravissima perché sull'aereo ho anche studiato scuola guida, quindi sono veramente una studentessa modello. E basta, aspettare le pizze anche perché ho fame. Allora ragazzi, noi abbiamo finito di mangiare, ci stiamo accingendo a uscire, c'è Francesco che ci è venuto a prendere, a fare un giro, tanto c'è il coprifuoco alle 24, ma in realtà sono già le 9:30, quindi è proprio prestissimo. E basta. Io mi sono fatta il latte, siamo tornati a casa, ormai c'è un bel pezzo in mente, mi sono fatta il lattuccio e adesso sono qui al computer perché voglio montare questo vlog, almeno voglio iniziare a montarlo. Ho visto alcuni dei miei amici, non tutti, ma soprattutto ho preso i gelatini piccolini che sono tipo dei mini coni strabuoni. Io ovviamente li prendo rigorosamente al pistacchio e sono la fine del mondo, vi giuro. Domani mi sa che, cioè teoricamente avevo un impegno con una mia amica che ancora non ho visto, però non so se andare o no perché dovrei svegliarmi abbastanza presto ed è comunque già lunedì 10, quindi non lo so, devo vedere cosa fare e sì. Non vi ho detto dove sono, ma in realtà non ve l'ho detto semplicemente perché è un paesino talmente piccolo che sicuramente non lo conoscerete anche se siete della Sicilia, perché ha 5.000 abitanti. Però sì, dai, sono contenta anche perché erano 2 anni che non venivo e quindi rivedere i miei amici, i miei familiari mi ha fatto piacere, anche se Bologna già mi manca. Però vabbè, tornerò presto. E tra l'altro, ieri sera mi sono riuscita anche a fare le sopracciglia. Miracolo, non sono venute benissimo, ma ve l'avevo detto che mi ero svegliata tardi, non avevo prenotato l'estetista. Però devo dire che per averle fatte da sola poteva andare peggio. Monto questo vlog e nel caso ci riaggiorniamo. Buongiorno a tutti. Allora, sono le 12 di mercoledì 9 giugno 2021 e io praticamente mi sono svegliata tipo da un quarto d'ora. Mi sono svegliata tardissimo, anche è vero che ieri sono andati a letto tipo all'1:30, ma avevo proprio bisogno di dormire, mi sono riposata, adesso sto ad addio e mi sono vestita perché devo andare a prendere qualcosa al supermercato. Supermercato, beh, un negozietto qui che c'è di alimentari. Così vediamo cosa mangiare per mezzogiorno. E tutto questo io ancora non ho editato questo vlog. Infatti quando tornerò devo subito mettermi a editarlo, ma mi sa che comunque lo vedrete un po' in ritardo, perdonatemi. E in tutto questo volevo chiedervi una cosa. Allora, per venerdì ho già il video da pubblicarvi, però per lunedì non so che cosa farvi uscire, perché onestamente fare un vlog se non faccio niente di interessante mi sembra un po' così, anche perché qui oltre che uscire e andare a vedere i miei amici, non faccio amici e parenti, non faccio nient'altro, anche perché cioè praticamente è un paesino dove non c'è nulla di, cioè non ci sono tipo centri commerciali, non c'è un centro negozi, roba del genere, quindi effettivamente non saprei che cosa farvi vedere. Quindi vi chiedo, che video potrei fare lunedì qui? Qualcosa che vi interessa, non so, un ask vi potrebbe interessare in cui vi fate delle domande, non lo so, fate voi. E niente ragazzi, io penso che il vlog si possa concludere qui e spero che vi sia piaciuto, come sempre, che vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo venerdì con un nuovo video che penso vi piacerà molto.